Amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Oggi è la giornata adatta per andare a recensire queste August EP 735. In pratica le ho testate per 12 giorni precisi, quindi con due cicli di ricarica, e oggi posso darvi le mie impressioni. Iniziamo dalla confezione, compresa quasi di tutti gli accessori che ci si possono aspettare, anzi anche un gradino più sopra da questo prezzo, perché abbiamo una cover di tipo rigido che protegge anche dalle cadute, un adattatore per presa delle cuffie in aereo, un cavo pin jack placcato in oro per collegarle via filo e un cavo USB micro USB per ricaricare la batteria. Presente anche un manuale con la lingua italiana molto dettagliato su ogni operazione per il primo utilizzo. Anche una simpatica piccola pochette per riporre proprio questa accessoristica all'interno con fase a strappo. Parliamo adesso di aspetto dei materiali. Completamente in plastica, inserti in metallo, li vedremo più avanti, sono riservati solo in alcune parti, forse le più importanti. Una plastica che mi è piaciuta particolarmente perché è di tipo semi gommato, opaco, veramente molto gradevole al tatto, e le cuffie, grazie all'inserimento proprio completo della plastica, risultano anche molto leggere, pesano poco più di 168 grammi, e quando le andiamo ad indossare dopo un po' ci si dimentica proprio di averle alle orecchie. Ci sono delle parti che possono essere ripiegate o ruotate, e questo è un vantaggio in molte situazioni, soprattutto alla portabilità. Senza portarci la custodia dietro, entrano quasi in delle tasche dei jeans. Parlando invece delle finiture, non sono perfette. La parte in ecopelle è molto morbida, io lo sapete, le gradisco leggermente più rigide le imbottiture e non scaldano particolarmente. È pur vero che il periodo ormai invernale non mi porta a poterle giudicare sotto questo aspetto. La parte dell'archetto superiore invece è leggermente meno imbottito, ha una specie di ammortizzatore non accentuato come in altre cuffie che ho utilizzato, però per quanto riguarda la comodità devo dire che nel complesso ci siamo. Pur se la cuffia non è completamente simmetrica, infatti si va a stringere sulla parte superiore, la possibilità di aprire e stendere l'archetto permette l'indossabilità anche a teste più grandi. Parliamo adesso delle parti in metallo, che sono abbastanza integrate bene anche con il design. In plastica sono riservate alla parte superiore, dove andiamo a sollecitare le cuffie quando indossate, e sulla parte interna del meccanismo di rotazione o ripiegabilità delle cuffie, anche se non mi è particolarmente piaciuto che il filo rimane leggermente a vista. Parlando di integrazione hardware, i tasti sono riservati tutti sulla parte destra, sull'auricolare destro, e ci permettono in pratica di fare qualsiasi operazione. È presente il tasto per accendere e spegnere le cuffie, una pressione più prolungata permette di andare in fase di pairing, ci aiuta non il supporto vocale che non c'è, ma ci sono solo dei beep, il LED integrato sotto il tasto.
e c'è anche la modalità appunto di attivare la NC, la soppressione dei rumori, e di avere una colorazione verde. Poco più in basso i due tasti per andare avanti e indietro con una pressione più leggera, io gradisco il contrario proprio per spostarci all'interno dei nostri MP3. Invece una pressione più lunga permette di alzare e abbassare il volume, che è sincronizzato con il dispositivo che ci andiamo a collegare via Bluetooth. Su sotto proprio il tasto dedicato che attiva e disattiva la NC. Sulla parte bassa abbiamo la micro USB per ricaricare la batteria. La batteria l'ho ricaricata a due cariche, l'ho fatta completamente dal mio PC, dalla USB del mio PC, e ci ha messo circa 2 ore. L'autonomia dichiarata da August di 10 ore non ho mai avuto modo di avvicinarmi. Diciamo che la maggior parte del tempo io ascolto le cuffie in maniera molto elevata, in volume molto elevato, quindi difficilmente quello che poi la casa costruttrice in quasi tutti i miei test dichiara si avvicina poi al mio utilizzo. Circa 7 ore. Parliamo adesso della parte del microfono. Il microfono integrato ha avuto luce e ombre, l'ho utilizzato in mobilità, e se la giornata è particolarmente calma e poco ventosa si riesce ad avere una conversazione abbastanza pulita. Peccato, perché se c'è un leggero vento durante la chiamata, l'interlocutore, a differenza che noi lo sentiamo sempre pulito e tranquillamente, non riesce a percepire bene la nostra voce. Le cuffie integrano un'ulteriore modalità, una modalità di accoppiare due dispositivi contemporaneamente. Anche questa brevemente si è descritta in maniera chiara sul libretto di istruzioni, però ci permette, tramite i due tasti schiacciati appena e contemporaneamente per andare avanti e indietro, di collegare un secondo dispositivo. E devo dire che il Bluetooth di tipo 4.0 adempie perfettamente al compito per cui è stato concepito. Infatti, oltre ad avere una aggancio veramente veloce subito all'accensione con il nostro dispositivo che ci abbiamo collegato in precedenza, riesce a collegarsi anche al secondo dispositivo senza nessuna difficoltà. Il mio utilizzo personale per diversi giorni è stato quello di collegarlo al mio smartphone e al mio PC. Anche la parte della estensione del segnale è abbastanza buona, non buonissima, in campo aperto ho raggiunto circa 8 metri, invece con ostacoli nel mezzo sono arrivato per assurdo quasi alla stessa distanza. Quindi un Bluetooth limitato nella distanza ma molto potente, almeno nel range degli 8 metri. Parlando infine dell'ingresso pin jack, le cuffie permettono di essere ascoltate e alimentate quindi dal dispositivo che ci andiamo a collegare tramite il cavo pin jack, anche se la batteria è completamente scarica. E questa è una comodità quando si scarica, di andare a comunque utilizzare le nostre cuffie seppur con il filo. Ma adesso però vi faccio sentire un piccolo brano musicale, cercando di registrarlo con il microfono integrato, e poi torniamo qui per le conclusioni. Le cuffie sono di tipologia chiusa e le possiamo definire delle over ear, perché vanno a coprire completamente le mie orecchie pur mantenendo delle dimensioni contenute. Questo è un notevole vantaggio, un vantaggio soprattutto dovuto all'insonorizzazione che riescono a restituire quando indossate in modalità passiva senza attivare la NC. Non è particolarmente aggressivo, non va a tagliare tutte le frequenze esterne, diciamo che entra in maniera percettibile ma abbastanza dolcemente. Ho avuto esperienze migliori e peggiori sotto questo aspetto, potete andarle a rivedere qui cliccando tutte le cuffie su questa tipologia che ho
testato. Chiaramente ci sono le Sennheiser HD 4.50, le vedete lì sopra, che secondo me sono imbattibili, ma è pur vero che costano 4 volte tanto queste August, per poi non parlare del Q35 della Bose che ne costano 6. Insomma, parliamo di altri livelli, qui ci manteniamo su prodotti che riescono a mantenere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Parlando proprio di ANC, non ci isola totalmente, diciamo che aiuta molto proprio la tipologia passiva di soppressione dei rumori. L'ANC è un aiuto ulteriore. Di pro però ha che quando attivato rimane abbastanza godibile, iniziano a predominare la parte dei bassi, però diciamo che sostanzialmente l'esperienza è stata positiva quando attivato l'ANC. Per quanto riguarda l'insonorizzazione passiva, molto meglio da fuori a dentro, come vi ho detto, un po' meno, soprattutto se alziamo i volumi al 70, iniziamo ad alzare al 70-80%. Il nostro vicino potrebbe bussarci tranquillamente a una spalla e dire di abbassare il volume. Queste cuffie, al di là che hanno un ottimo equilibrio, mantengono un ottimo equilibrio sonoro, diciamo che le ho trovate stupefacenti sotto il lato della versatilità. Le ho utilizzate anche per l'ascolto TV tramite il Bluetooth e devo dire che si fanno apprezzare sotto questo aspetto. Perché? Perché sono particolarmente equalizzate sulle parti vocali, nel senso che ascoltando brani musicali particolarmente cantati si apprezzano meglio di brani musicali con presenza di bassi, e anche nella parte dei film, i dialoghi, alcuni effetti sonori, diciamo che manteneva sempre un buon equilibrio. Questo di solito per delle cuffie che nascono per l'ascolto musicale è difficile sempre trovare anche allo stesso tempo una cuffia che riesca ad essere utilizzata su più comparti. Per questo le cuffie che oggi vengono vendute, mi sembra a 65 euro, per me mantengono un ottimo rapporto qualità prezzo. Io con questo spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito. Se vi va, vi ricordo di lasciare un like qui sotto e soprattutto di andare a commentare se fate. Alcuni lo fanno, alcuni comprano poi non si sentono più. Io accetto anche le critiche, purché siano costruttive, perché ci sia un confronto, perché si può sempre migliorare, bisogna ascoltare. E ritengo molto preziosi anche i vostri commenti, perché non pretendo mai la verità assoluta. Quindi andatemi a commentare se magari prendete questo o un altro prodotto che avete preso sul mio canale, come vi siete trovati, se la vostra opinione è la stessa che ho ridato io, anche per avere un quadro, anche per avere una soddisfazione personale, dire sì, effettivamente l'ho recensita e testata bene. Quindi confrontiamoci, anche perché il canale per me è un hobby, non è un lavoro, contrariamente a chi magari può pensarlo, è soltanto un hobby e come tale deve rimanere. Quindi mi piace molto confrontarvi con voi, ripeto, purché i vostri commenti siano costruttivi e votati sempre a migliorare e a dare un qualcosa in più a questo spazio. Io infine vi ricordo, se vi va, cliccate su quest'icona e attivate la campanellina per avere sempre le notifiche dei nuovi video, oppure andate qui sotto, cliccate qui sotto e vi andate a vedere un altro prodotto che abbiamo video recensito nel tempo. DJ Mister quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione.